Fatto a mano? Anche no. Tanti entrano, ma questo è fatto a mano? Oppure, vedete le pubblicità su Instagram, scarpe fatte a mano. Ma chi sti di? Il fatto a mano è un'altra cosa. Per quale motivo? Se il costo della scarpa è di 200 euro, non può essere assolutamente una scarpa fatta a mano. La lavorazione fatta a mano ha un costo di produzione enorme, perché dietro una scarpa fatta a mano ci sono delle lavorazioni per il quale ci vuole tanto tempo e quindi hanno un costo minimo di 800 euro, perlomeno per esperienza personale, dagli 800 a salire. Senza parlare dei materiali, ma anche solo calcolando la manodopera, sono almeno 50-60 ore di lavoro. Quindi cosa vuol dire? Non può costare una scarpa 200 euro per 60 ore di lavoro, vorrà dire che io una settimana e mezzo guadagno 200 euro. Fatto a mano? Impossibile. Quindi non fate i, come si dice a Pescara, i boccaloni. Nessuno lavora gratis, perché non può essere a 200 euro una scarpa fatta a mano. È una scarpa artigianale. Esempio, tantissimi fanno i video dove c'è un tipo, l'artigiano col grembiule, tutto bello preciso, con le mani pulite, artigiani con le mani pulite, mai visti. Stanno lì con la scarpa, passa sotto una macchina che fresa, vuol dire fatta a mano. No, quella è una scarpa artigianale. Il fatto a mano è tutto un altro mondo, ve lo dico per esperienza, perché noi le facciamo come queste qui. Noi, una scarpa fatta a mano, si parte da delle forme, si mettono i guardoli, i fondi in cuoio, si fanno le cuciture, e la cucitura finale è questa qui, cucitura black, rapid. Si prendono le tomaie scomposte, si mettono vari pezzi, tipo il puntale, dietro il tallone, tutte lavorazioni di assemblamento della scarpa che viene fatta completamente con le mani, dopodiché alla fin fine si arriva a questo risultato che è la scarpa. Quindi non fatevi abbindolare da false informazioni, capito?